buona giornata a tutti. Chi vi parla ciao è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, oggi siamo qui con Francesco appunto a fare la trasmissione, però faremo un po' di rassegna stampa, un po' di generico e poi nella trasmissione serale invece parlerò del concetto del padrone assoluto, un concetto che viene da Paolo di Tarso. Paolo di Tarso lo eleva a divino, a ordine del Signore, ordine del suo padrone, e vedremo anche nella storia come questo ha inciso. Allora, per la trasmissione di oggi invece faremo un po' di rassegna stampa e un po' di vario, di miscellaneria. un attimo di abbassare questo discorso qua. Allora, innanzitutto, prima di iniziare la trasmissione, do l'annuncio che qui in sala dibattiti di Sala Radio, il giorno 28 gennaio alle ore 20:30, sabato 28 gennaio alle ore 20:30, terremo il dibattito relativo al Crocevo dello Stregone dal titolo Il giudizio di necessità. Per cui l'appuntamento è per sabato 28 gennaio qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5. Chi ha seguito un attimino sa benissimo che con i dibattiti siamo entrati nel mondo sociale, nel mondo della società civile, nel mondo delle relazioni all'interno della società, e stiamo affrontando quei quadri del Crocevo dello Stregone che ci permettono di affrontare al meglio questo sistema sociale e la nostra vita all'interno del sistema sociale. Il giudizio di necessità è un giudizio che le persone emettono quando sono consapevoli dell'immenso che hanno attorno. Cioè, in pratica dicono: io do questo giudizio perché non posso non emettere giudizi, ma so che il mio giudizio è relativo, cioè è relativo a quanto io conosco, a quanto io percepisco, a quanto io ho penetrato il mondo. Il giudizio di necessità è un giudizio che deve essere emesso consapevolmente dalla persona, cioè la persona emette quel giudizio perché è in grado di emettere quel giudizio per il fine di quel giudizio. E vedremo all'interno del dibattito come in realtà il giudizio di necessità è un giudizio che ci slega da ogni tipo di verità. Cioè, è chiaro che io devo dire che quella è un'automobile, perché abbiamo tutti dei canoni per sapere che quella è un'automobile, però non necessariamente ciò che mi appare può essere un'automobile, potrebbe essere un motociclo o potrebbe essere qualcosa di diverso che spunta dalla curva. E questo vale anche nella vita. A volte noi prendiamo cavoli per bottiglie d'olio, come diceva qualcuno, proprio perché non siamo in grado, emettiamo dei giudizi che sono assoluti, dei giudizi che manifestano delle verità, anziché dire io ho la necessità di fare quel giudizio. E nel corso del dibattito svilupperemo tutto questo. Allora, l'appuntamento è per sabato 28 gennaio alle ore 20:30 qui in sala dibattiti. Vi ricordo che Radio Gamma 5, così tanto per inciso, si è attrezzata di riscaldamento, per cui la sala dibattiti di Radio Gamma 5 non è come l'anno scorso fredda, ghiacciata, ma è riscaldata, per cui tanto per rinfrescare la memoria di Radio Ascolto. L'anno scorso in effetti si gelava un pochino. Bene, Francesco, io ho detto questo, lascio a te se hai qualcosa da introdurre. No, beh, casomai parliamo durante la trasmissione di quello che capita, dei vari argomenti che possono essere interessanti e che possono dare appunto delle dritte o delle cose, delle notizie. Beh, niente, io una cosa devo dire, ho raccolto attraverso un sito di internet tutte le sentenze della Corte Costituzionale relativo al discorso religioso, al discorso della religione, della libertà religiosa in questo paese. E la cosa che si nota di più è che la prima sentenza viene emessa il 3 aprile del 1956
Ebbene, la prima sentenza emessa il 3 aprile 1956 parlava di bestemmie e manifestazioni oltraggiose verso i defunti. Ebbene, ancora nel 1966 si parlava di reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso. Un articolo del codice penale, perciò ci sono diversi articoli del codice penale a riguardo. Arriviamo fino al 1987, quando comincia invece la Corte Costituzionale a cambiare linea, e i reati vengono, contro la religione cattolica, vengono equiparati a, a quelli dei culti ammessi nello Stato, e là c'è un cambio della giurisprudenza in maniera abbastanza importante. Però attenzione, a un certo punto, verso il 2000, non si parla più di culti ammessi nello Stato, ma proprio per definizione della Corte Costituzionale si parla di religioni diverse dalla religione cattolica. E un attentato alla Costituzione della Repubblica è avvenuto ad opera del governo, quando ha dato delle facilitazioni per delle per opere finanziarie legandole soltanto ai culti riconosciuti dallo Stato. Ebbene, questa è una violazione della Costituzione della Repubblica, e prima o dopo qualcuno può impugnare tranquillamente quella disposizione e fare ricorso alla Corte Costituzionale. Comunque c'è stato un cambio, il fascicolo è abbastanza grosso, si chiama di 50 pagine con sentenze abbastanza grosse. Vabbè, se di me devo dare il sito, che così, che è il sito sull'Osservatorio delle Libertà Religiose in Italia, mi sembra. Allora, il sito è www.olir.it www.olir.it, è gestito da Maria Cristina Ivaldi. Ah, è un sito molto ben documentato, proprio raccoglie tutte quante le cose. Anche so che la sentenza del caso del giudice Osti è stata pubblicata appunto anche lì, la sentenza completa, tenendo conto appunto che è una delle battaglie molto importanti. Comunque sul sito trovate la documentazione, proprio dei documenti a cui potete proprio attingere le informazioni, le notizie e tutte le cose che hanno a che fare con la libertà religiosa, soprattutto appunto per quegli insegnanti che devono lottare nelle scuole per cercare di bloccare i crocifissi e inquinamenti del genere, insomma. Perciò per chi vuole proprio una roba specifica, quel sito è consigliato. Per esempio, do una delle ultime notizie: il Tribunale di Taranto, sezione Martina Franca, 1 marzo 2004, tutela penale, reati contro il sentimento religioso e turbamento di funzioni religiose del culto della Congregazione dei Testimoni di Geova. Reato previsto, articolo 405 e 406. Codice penale, articolo 81, 405, 406, il reato di cui l'articolo 81, 405, 406 è configurabile nell'avere in più occasioni turbato l'esercizio delle funzioni religiose officiati dai ministri del culto della Congregazione dei Testimoni di Geova nella Sala del Regno, luogo a ciò destinato. In pratica, come sapete tutti quanti, i Testimoni di Geova non sono una religione riconosciuta dallo Stato, sono uno di quelli che erano ex culti ammessi, che oggi si chiamano religioni diverse da quelle cattoliche, e in caso di turbamento di una funzione religiosa, il Testimone di Geova, che vale per i pagani, vale per i satanisti, vale per tutti quanti, è prevista comunque la condanna di cui l'articolo 405 e 406 del codice penale. Pertanto, se qualcuno ha dei dubbi sulla parificazione delle congregazioni religiose diverse dalla religione cattolica, qui in queste sentenze della Corte Costituzionale può avere tutto. Per cui quando noi rivendichiamo dei diritti, come abbiamo fatto recentemente per il discorso del luogo di culto, il Bosco Sacro, non è che li rivendichiamo fuori dai canoni e fuori dalla legge, ma li rivendichiamo proprio perché la legge sostiene questo. Ciò che va contro questo invece è la mafia cattolica, e questo è una cosa molto molto grave. Sì,
Beh, Claudio, se vuoi posso aggiungere una cosa a quel discorso. Io lo voglio anche tracciare proprio come un filo rosso, partendo dall'Italia, arrivando negli Stati Uniti, per dire, siccome purtroppo gli Stati Uniti sono sempre più avanti per quanto riguarda il discorso dell'intolleranza dei cristiani, e soprattutto nel campo delle scuole si hanno parecchio da fare, vorrei fare un piccolo collegamento. Noi abbiamo sempre detto che purtroppo le popolazioni cattoliche vanno dall'estrema destra all'estrema sinistra. Allora, prendo un quotidiano, prendo Liberazione, che è il giornale comunista, di Rifondazione Comunista. Il giornale dà un bell'articolo, prima pagina, il governo assume 3.000 insegnanti di religioni scelti dal Vaticano. Una notizia appunto che pochi giornali hanno dato, comunque che commenteremo questa notizia. Ma cosa dà in contemporanea lo stesso giorno Liberazione? Liberazione dà un omaggio ai suoi lettori. In edicola con Liberazione, le parabole di Gesù Nazareno, lette da Don Vitaliano della Scala. È una cosa che ho mandato che recentemente in Sì, internet. no. Ognuno il suo cappellano, no? Sì, Esatto. no, ma non ho. Sì, ma al di là appunto di questa stranezza, che per noi non è una stranezza, in quanto sappiamo che la servitù al discorso del Cristo si fa in tutte le maniere, cioè nel senso che sicuramente dall'estrema destra all'estrema sinistra troveremo, passando per il centro, che non c'è problema, troveremo sempre un prete, un cappellano che è di fianco sia al condannato sia a chi fucila. E di conseguenza c'è chi i cappellani militari che vanno sicuramente a destra e i Don Vitaliano della Scala che vanno sicuramente con Rifondazione Comunista. Poi un giornale che dovrebbe essere laico che distribuisce questo, anche se alcuni lettori, per sincerità, va ammesso che ad alcuni lettori effettivamente sembrava un po' troppo doversi trovare un Don Vitaliano della Scala legato al loro quotidiano. Vabbè, comunque questa notizia è interessante, dice: il governo assume 3.000 insegnanti di religione. Con un decreto appunto ministeriale come al solito, vengono assunti 3.077 insegnanti di religione a tempo indeterminato. E cosa succede? Li ha scelti direttamente la curia, aperte virgolette, per capacità pedagogica, retta condotta della vita privata e conoscenza della dottrina. Retta condotta della vita privata è un reato, cioè è una cosa molto grave perché va a ledere quello che è la privacy della Sì, persona. no, ma Per cui non so, a sto punto stiamo schedando le persone, è gravissima la cosa. Liberazione lo riporta fra virgolette, per capacità pedagogica, retta condotta della vita privata e conoscenza della dottrina. Logicamente conoscere la dottrina significa essere ignoranti in altre cose. Già in passato abbiamo ricordato le percentuali tremende di bocciatura su argomenti diversi in sede di revisione, e sul discorso della vita privata lui ricorda, il quotidiano ricorda, di due casi, di un insegnante di Pesaro e uno di Firenze. Una appunto licenziata perché separata e troppo vistosa, mi sembra che avesse bisogno di portare le minigonne, e di conseguenza non era una vita privata corretta, e un'altra perché incinta, e perché appunto non sposata e incinta, è stata licenziata ad un insegnante di religione. Ma questo qua è un problema che ha a che fare appunto con gli insegnanti. I ragazzi, come minimo adesso, se è una scuola pubblica, non so fino a quanto, hanno la possibilità ancora di scegliere di andare a scuola. Ma negli Stati Uniti succede il contrario. Allora, io prendo la notizia dal Corriere della Sera di sabato 31 dicembre 2005, non dell'Inquisizione. Sono lesbiche, espulse, due ragazze fanno causa al liceo.